Quattro tempere su carta del vedutista Carlo Bossoli, provenienti dai Musei Civici di Varese, sono esposti fino al 20 novembre alla mostra Viaggio nei Giardini d'Europa presso la Reggia della Venaria Reale a Torino. La mostra, ripartita in 12 sezioni, propone dipinti, disegni, modelli lignei e altri oggetti che illustrano giardini celebri dal Cinquecento agli inizi del Novecento. I nostri dipinti facevano parte di un gruppo di 10 tempere dedicate da Bossoli ai giardini della Villa Litta di Lainati. Vennero donati nel 1977 dal notaio Bonazzola e fino all'inizio del Novecento appartenevano alla collezione di Henri Prior. Le opere esposte immortalano il Ninfeo, le serre e i giardini con i celebri giochi d'acqua del complesso di Villa Litta. Carlo Bossoli è un pittore luganese che però gira tutta l'Europa, è l'autore della tempera che vediamo alle mie spalle, una tempera su carta che ritrae il lago di Varese con sullo sfondo il Sacro Monte, il Campo dei Fiori, questo meraviglioso paesaggio con in questo punto il Monte Rosa. Nella collezione dei Musei Civici di Varese e del Castello di Maslago ci sono altre quattro tempere che adesso sono in prestito a una mostra sui giardini d'Europa che si tiene presso la Reggia di Venaria nei pressi di Torino. Queste quattro tempere raffigurano la Villa Litta di Lainate. Bossoli, infatti, trascorre alla metà degli anni 50 dell'Ottocento un periodo nel Milanese, vede Villa Litta e realizza questi dipinti che raffigurano i meravigliosi giardini, che sono dei giardini manieristi, edificati intorno al 1590, ai primi anni del 1600, e che sono interamente affrescati, un luogo bellissimo da visitare. In queste tempere Bossoli raffigura i giochi d'acqua, raffigura le serre, delle vedute piene di verde, piene di luce, piene di aria, con l'eccezione di un unico meraviglioso notturno di respiro romantico. Bossoli realizza queste opere per celebrare proprio questa villa e restituire ai proprietari di allora, cioè i Litta, che avevano diverse ville, fra cui la villa che oggi è la Litta Panza, di Biumo, l'idea di tutte le loro proprietà. Le opere arrivano al castello di Masnago con la collezione proprio dell'ultimo dei Litta, Henri Prior, che le lascia al suo esecutore testamentario, il notaio Giuseppe Bonazzola, che a sua volta le lascia al comune di Varese e che ancora oggi li conserva e le espone al castello di Masnago.